Ciao, questo è un video di risposta a Lara nel quale vi mostrerò le 6 cose di cui non posso fare a meno. Uno per la cura della pelle, uno di make up e uno per la cura dei capelli più 3 a scelta. Allora, io incomincio con la cura della pelle. E vi mostro questo. Questa è una crema della Caudalie, effetto matte, con la quale mi trovo veramente bene. Ho provato diverse creme per la mia pelle grassa e questa devo dire che è l'unica che è riuscita a farmi scomparire le imperfezioni, addirittura neanche quelle che mi aveva dato la dermatologa erano riuscite a rendermi la pelle così bella, e con questa ci sono proprio riuscita. Poi di make up c'è questo che io adoro, il mio fondo minerale, fondotinta minerale. Questo è di Trucco Minerale e la tonalità light neutral, e devo dire che non mi posso proprio fare a meno, anche magari quando la mattina sono di fretta prima di andare a scuola, questo, metto questo e sto benissimo, praticamente mi elimina l'effetto stanco, comunque magari permette alla mia pelle di essere più vellutata. E allora, quali sono i pro? Devo dire che avendo la pelle grassa, questo non mi dà un effetto lucido, e la cosa buona è che aiuta a far scomparire le imperfezioni. Io lo adoro. E ne ho provato un altro della L'Oreal, ma non andava bene, anche perché ho letto che non era del tutto minerale, mentre con questo mi trovo benissimo. Mentre magari con quelli fluidi che non facevano respirare la pelle, quelli non minerali, mi facevano l'effetto mascherone, questo qua va benissimo per me, anche perché non ho tantissime imperfezioni. Poi, per la cura dei capelli, adesso questo prodotto, veramente io non sono molto felice di usarlo perché contiene tantissimi siliconi, praticamente composto da siliconi, però è l'unico di cui non posso fare a meno. Veramente ogni volta, per evitare questo effetto elettrizzato di capelli crespo, magari per permettere una maggiore distaccabilità, uso questo, i cristalli liquidi ai semi di lino, anche se di semi di lino ce n'è ben poco. Vabbè, per ora sto usando questo, poi di solito ne uso sempre diversi, cambio. E niente. Poi, 3 prodotti a scelta. E io ho scelto intanto il mio Kabuki di Trucco Minerale, che è assolutamente indispensabile, se no il fondotinta non lo posso usare. È morbidissimo. E ho letto su internet che è praticamente il migliore. Questo qua. Poi, io ho scelto il mio mascara, questo, di questa marca, che non so pronunciare. Effetto ciglia finte. Effetto ciglia finte. E niente, questo lo adoro, a parte che è bellissimo, ma la prima volta che l'ho usato, io avendo ciglia corte, l'ho messo di qua, cioè c'era una differenza terribile con l'altro occhio, nel quale non avevo ancora messo mascara, ma assurdo, io sono proprio rimasta quando l'ho visto, e devo dire che non lo cambierò. Ha una bellissima confezione dorata e poi fa anche un buon profumo. Poi, sì, ultimo prodotto, ho scelto uno smalto. Io ho le unghie che si spezzano, deboli. Fino a un anno fa non ero riuscita a farli crescere, poi l'estate scorsa ormai, con diversi smalti così sono finalmente riuscita ad avere le unghie. Poi sono andata al mare e di nuovo mi sono spezzate di nuovo, e quindi alla fine ho provato questo qua, questo smalto è un gel calcio della Deborah, si usa come un normalissimo smalto.
lo metto ogni giorno praticamente. Lo tolgo magari una volta alla settimana e poi lo rimetto di nuovo. E io lo adoro perché comunque riesce a farmi, a indurirmi un po' le unghie, a farmele crescere. Così. Vabbè, adesso vi saluto. Ciao!